Innanzitutto un saluto molto cordiale, di grande amicizia a tutte le persone che si trovano radunate nella chiesa di matrice di Coringa per commemorare il nostro carissimo arciprete Don Antonio Bonello, una figura che ha riempito la mia infanzia, ma l'infanzia di molti, credo. So bene che lui è entrato in paese lì in Coringa il 16 dicembre 1945, ero nato da qualche mese e poi ho vissuto sempre, diciamo così, fino al momento di entrata in seminario, alla sua ombra. E vorrei ricordarlo qui all'inizio, sottolineando un aspetto privato che è stato molto importante per me, io spesso lo ricordo quando è la messa, quando prego per lui, lo ricordo insieme con Carmelina Stillitano, una donna umile ma di grande cuore, che è rimasta vedova di guerra giovanissima e poi perso il figlio, si dedicò interamente alla Chiesa, all'arciprete. Ed è stata anche la maestra di catechismo, la mia maestra di catechismo. Per così dire, sono state le due persone, l'arciprete, che io accompagnavo sempre come chierichetto, abbastanza assiduo, e Carmelina hanno riempito, diciamo così, tutta la mia formazione, la mia prima formazione religiosa. E voi capite bene che questo rende difficile per me parlare di Don Bonello così in pubblico, perché sono tanti ricordi, tantissimi ricordi, che io amo circondare di pudore e di discrezione. C'è però indubbiamente un aspetto pubblico e istituzionale in questa commemorazione che noi facciamo di Don Bonello. Anzitutto perché lui è una figura istituzionale, venuto a Coringa non come privato cittadino, ma come parroco di una comunità cristiana. E dunque io vorrei in questo intervento, che spero non sia molto lungo, ma vorrei invitarvi a ripensare questo aspetto pubblico e istituzionale della vita di Don Bonello a Coringa, a ripensarlo questo periodo, questo tempo, questo ruolo, questo aspetto senza sprezze, perché in qualche misura si tratta di riconciliarci con il nostro passato, si tratta di recuperare al presente tutta la memoria che si è andata incrementando anche durante la sua permanenza a Coringa. E d'altra parte anche senza, dobbiamo ripensare questo passato senza neanche idealizzare il passato. Sono convinto, certe volte noi siamo tentati di dire che ci sono dei tempi belli, i tempi di una volta erano belli, i tempi di una volta sono precisamente come i tempi di oggi, e i tempi di oggi sono come quelli di una volta. Ogni generazione è complessa e contraddittoria, ogni generazione deve rimodellarsi sul Vangelo, ogni generazione è come tutte le altre generazioni amata da Dio. E dunque c'è questo intreccio di positivo e di negativo che è il senso della storia umana e che non bisogna mai dimenticare, proprio per non irrigidirsi in giudizi, in giudizi preformati in condanne a prioristiche oppure in accettazioni acritiche e indiscriminate. Ora bisogna ricordare che quando Don Bonello venne a Coringa, Coringa era pensato, era giudicato, era valutato come un paese difficile. Monsignor Giambro, il vescovo di allora, lo mandò a Coringa come proprio con il compito di restaurare la disciplina. Don Bonello si era fatto una fama di uomo di disciplina, come quando era, prima di venire a Coringa, quando era parroco, o si diceva allora cappellano maggiore della cattedrale di Nicastro. E bisogna dire anche che i canonici si sentirono sollevati quando seppero del trasferimento di Don Bonello a Coringa. Ma Coringa venne proprio per restaurare la disciplina, perché era un paese difficile. E io ho sentito da persone anziane, che adesso ormai non sono più, ricordo una volta ci siamo trovati a fare insieme la cura a Fiuggi con un parente della signora Antonella Cesareo, Don Totò Macileo, e mi raccontò storie che riguardavano l'ingresso di Don Bonello. Poi altre persone mi hanno confermato queste storie. E i primi giorni a Coringa del nuovo parroco furono un po' circondati e pieni di disordini, un po' come l'episodio si è ripetuto curiosamente alla fine, dopo la morte di Don Bonello, quando il parroco designato, padre Costantino, non poté entrare in paese perché fu respinto dal paese.
Ci sono queste circostanze che vanno attentamente ricordate, non per addossare responsabilità o per individuare responsabili, ma per capire come mai accadono solitamente queste cose nel nostro paese. E io credo che ci può aiutare in questo sforzo di riconciliazione con il nostro passato per costruire un avvenire di maggiore unità, di maggiore comprensione, un paese, una comunità civile riconciliata, pienamente riconciliata. Ci può aiutare questo lungo servizio parrocchiale di Don Bonello a Coringa. Oggi sarebbe impensabile un servizio di parroco lungo 40 anni come fu quello di Don Bonello. Ma allora era così, c'era questa stabilità che in qualche misura, come dire, forniva una sorta di letto di Procuste, no? Quasi di schema rigido che qualche volta lasciava sfuggire la vita o non riusciva a ricomprenderla, però era una cosa che accadeva abitualmente dalle nostre parti. Questo lungo periodo di stabilità parrocchiale potremmo distinguere in tre grandi periodi. Il primo periodo, indubbiamente, quello degli inizi, il dopoguerra, il difficile dopoguerra, e i primi anni 50, e gli anni 50, un periodo di aspre contrapposizioni, di tipo politico, di tipo religioso. Ma pensate, i più anziani tra noi ricordano, io ho dei ricordi, sia pure lampi, ma ce li ho, i ricordi, la guerra per il primo posto tra le due congreghe, è una cosa incredibile. E poi le contrapposizioni politiche, c'era poi i disordini che erano successi subito dopo la guerra, nel 46, 47, poi finalmente la battaglia politica del 48, e spesso accadevano interferenze, no? Intrecci tra le contrapposizioni politiche e le contrapposizioni religiose. Anche questo sarebbe un'interessante linea di sviluppo da studiare, da esaminare con cura. Ecco, vedere come si creavano fronti, si creavano gruppi che agivano sia a livello politico che a livello religioso quasi nella stessa maniera. E il tipo, un'altra linea di sviluppo di questo periodo era che tipo di educazione religiosa veniva fornita. No, io ho evocato per questo la figura della mia maestra, che era una donna molto semplice, ma della mia maestra di catechismo, no? E c'era allora disponibilità, diciamo così, al lavoro parrocchiale era assicurato soltanto dalle Unione Donne di Azione Cattolica e dalla gioventù femminile, ecco. Uomini adulti c'erano pochi che davano una mano lì nella parrocchia, nel lavoro, e certamente non nella catechesi, no? E c'era un'educazione religiosa fondata sulle formule da ricordare a memoria, cose molto importanti, perché io sfido chiunque a dire che non erano cose belle, perché oggi si ricordano le cose imparate a loro a memoria, tante altre cose invece non si ricordano più. Ecco. Una predicazione, una liturgia con una predicazione sostanzialmente morale, spesso anche con toni polemici, la presenza del parroco in paese che si segnalava per l'assoluta sobrietà del suo stile di vita. Diciamo pure per il suo gusto della povertà, che ha consentito al parroco di mettere su una considerevole somma per fare dei lavori, i lavori di ricostruzione della chiesa, no? Certo, non sempre questi lavori sono stati fatti con grande consapevolezza estetica. Per esempio, c'era quella bellissima facciata della chiesa matrice che fu tutta cementificata, erano fatti invece di stracci, no? Era di una bellezza incredibile. Anche perfino le zoccolature in pietra viva che stanno lì ai pilastri della facciata della chiesa, perfino quelli furono cementificati, no? Adesso piano piano il tempo si sta incaricando di togliere il cemento, e il campanile è stato tolto un piano. Perfino la bellissima linea architettonica dell'abside che si vedeva da lontano mentre si saliva con i carri, quando si tornava dal mare, si vedeva quella bellissima linea architettonica dell'abside, e poi invece è stata, come dire, nascosta dalle nuove costruzioni che pure erano utili per il lavoro pastorale della parrocchia, eccetera, eccetera. Ecco, perché si cercava l'utile, in questo lasciandosi trascinare dall'idea del paese che
riconosceva allora uno sviluppo edilizio e una espansione urbanistica più dettata dall'utile, non dal gusto del bello. Quel gusto del bello che rende la vita piacevole, che rende una comunità molto consapevole di sé e la rende anche più unita. Ognuno cerca sempre di rubare il suo piccolo spazio, la sua piccola area pubblica, la superficie pubblica per sé. L'espansione urbanistica di Coringa è un po' sotto questo segno. Potremmo dire che sotto questo profilo la parrocchia assecondava un po' questo tipo di... E i primi anni 50 sono stati anni di grande sofferenza, forse immagino, sotto certi aspetti anche la non dico la solitudine, ma certamente la sensazione che aveva di non essere capito. Ricordo una conversazione fatta mentre si andava a Samboni, allora di domenica pomeriggio non c'erano televisioni, quando c'era la bella giornata anche tutta l'Azione Cattolica andava a Samboni, no? E mi ricordo una conversazione che ero un ragazzetto, ma riuscì a carpire, la ricordo ancora nelle sue movenze generali, una conversazione tra l'arciprete e don Domenico Bianc, l'arciprete Bianca. Lui morì nel 54, nell'ottobre 54, qualche giorno dopo l'incoronazione della Madonna dell'Immacolata. E lì l'insistenza era precisamente su questo, veniva fuori la sensazione dell'arciprete di non essere capito nemmeno dai suoi confratelli, perché doveva combattere, doveva restaurare la disciplina ecclesiastica, la disciplina dei sacramenti, la disciplina della vita comune ecclesiastica, e gli sembrava che perfino i sacerdoti che venivano come cappellani alla Congrega del Carmine lo comprendessero e lo assecondassero, per cui si sentiva in qualche modo dilaniato e incompreso nella sua funzione di restauratore della disciplina ecclesiastica. Gli anni 60 sono stati anch'essi molto impegnativi sotto altri profili. Come voi sapete, come certamente ricordate, proprio nel 60 ci fu l'ascesa politica di un nostro compaesano che divenne per la prima volta nel paese un consigliere provinciale. Poi nel 64 c'è stato un cambio di amministrazione dopo il lunghissimo regno socialcomunista, nel 64 vinse il raggruppamento opposto. C'è stato il concilio, e da noi nella nostra diocesi di Nicastro, allora si chiamava ancora, c'era la presenza di Monsignor Luisi, un uomo fondamentalmente molto buono. Ricordo la cosa che mi colpì moltissimo, fu l'opposizione che l'arciprete fece a un disegno, un'idea che era anche un disegno di Monsignor Luisi, che voleva che, visto com'era l'espansione urbanistica di Coringa, che ormai se ne andava verso il piano delle Aie, voleva addirittura creare lì una nuova parrocchia, una seconda parrocchia, perché diceva: come fa la gente a venire qui? Don Bonello si oppose e alla lunga vinse, prevalse la sua opinione, no? E così al piano delle Aie dice: sì, ma verranno qui, e bene con sé, perché lui era, come dire, in senso buono, era ossessionato dall'idea dell'unità. Ecco, avrebbe voluto avere una comunità tutta pronta al suo cenno, tutta unita e composta nel perseguire gli obiettivi comuni della vita della Chiesa. E fu anche questo un periodo in cui sperimentò una feconda collaborazione tra le congreghe. E qui bisogna ricordare, fu assecondato due belle figure dei priori del tempo, Don Giovanni Adamo per l'Immacolata e Battista de Summa per il Carmine. Nacque e crebbe anche intensa amicizia tra i due priori, e l'arciprete fu allora il momento in cui conobbe maggiormente, ebbe qualche consolazione nel vedere la collaborazione intensa e fraterna delle due confraternite. Però bisogna dire che fu anche il periodo in cui, dopo alcuni anni di intensa attività di un gruppo giovanile, scoppiò la crisi dell'Azione Cattolica Giovanile. E allora si chiamava la GIAC, no? che praticamente si chiuse. Ma conobbe una grande lacerazione, nacquero gruppi, diciamo così, spontanei, il Martin, prima il Salvemini, poi il Ciclo Salvemini, poi il Martin Luther King, insomma, e voi dovete immaginare questo periodo come il periodo della grande fatica di Don Bonello, che educato in un'altra temperie spirituale e culturale, lui crebbe, si formò a Reggio Calabria durante il fascismo, diciamo, divenne
prete nel 41, e voi capite che il concilio per lui è stata una rivoluzione, e sottolineava più gli aspetti di pericolo, le preoccupazioni pastorali che le cose positive, questa era la sua psicologia, la storia è fatta anche dalle psicologie, non bisogna scandalizzarsi di questo, né bisogna condannare per questo, e questo è il travaglio della storia umana, del cammino dell'umanità e anche del cammino della Chiesa. E furono anni, diciamo così, come dire, non più di quella contrapposizione netta, c'erano anche qui le contrapposizioni, continuavano, però tendevano, diciamo così, appunto per questi fattori che prima ho citato, le congreghe, si tendeva un po' ad attenuare il potenziale, la conflittualità potenziale, così tendeva ad attenuarsi. E finalmente dal 72 in poi comincia una stagione un po' diversa. Perché dico dal 72? Perché nel 72 proprio ricordo ancora la data precisa, il 2 giugno del 1972, ci fu un episodio per certi versi increscioso, molto critico, del nostro parroco con Monsignor Palatucci, che era venuto per fare le cresime, si era qualche settimana dopo le elezioni politiche generali del 72, appunto erano state elezioni anticipate, c'era successo qualche cosa alla processione del Corpus Domini precedente, ci fu un momento di grande tensione, di grande anche attonita e stupefatta attenzione da parte di quelli che eravamo lì presenti all'episodio, che però ha avuto un grande merito, il merito di far diventare diciamo un fedelissimo Don Bonello, un fedelissimo devoto di Monsignor Palatucci. E credo che Monsignor Palatucci, che non richiamò più quell'episodio, anzi incoraggiò Don Bonello, ecco, trovò poi in lui un eco fedele e vorrei dire perfino affettuoso. Ricordo una volta vidi in Don Bonello che incontrammo del tutto inopinatamente il vescovo e addirittura commuoversi, inumidirsi negli occhi perché vedeva il vescovo che lo aveva, che non aveva tenuto conto di un'opposizione molto dura che nasceva dalle tensioni del tempo, del posto concilio, che è stata una stagione molto dura e molto forte della coscienza cristiana contemporanea. Io credo che questo episodio, l'ho citato di proposito, perché cominciò a far venire un cambiamento, quasi a produrre un cambiamento psicologico in Don Bonello. E cominciò, come dire, ad addolcirsi, ad essere più attento, ad essere meno polemico, ad essere meno a intervenire con minore forza, ma a capire di più, a stare più attento alle singole storie delle persone, no? E questo atteggiamento fu poi certamente anche favorito dalla malattia, chiamiamola così, dalla malattia dolce, degli zuccheri, il diabete che negli ultimi anni lo afflisse, e poi dal tumore che gli scoppiò del tutto inopinatamente, e fu questo un lungo periodo in cui lui intensificò, per così dire, il lavoro di spulciare l'archivio, non aveva una preparazione specifica, non aveva strumenti critici per fare questo lavoro di scavi archivistici, però esprimeva qui tutto l'amore che forse a lungo aveva covato e che adesso cominciava l'amore per il paese, per Coringa, che adesso cominciava un po' ad esprimersi anche attraverso questo rintracciare le memorie del passato. E tuttavia esprimeva quest'ansia di vicinanza alle vicende particolari della gente. Cioè, vorrei dire che la malattia finale poi del tumore suscitò attorno a lui un moto di umana pietà. Sappiamo come siamo i coringhesi, no? Che finalmente forse gli ha fatto raggiungere una sorta di consenso unanime, no? Quasi tutto il paese, almeno per quel periodo, breve periodo, si è ricomposto attorno a lui. Dico per quel breve periodo perché sulla qualità di questo consenso universale del paese attorno a lui qualche dubbio c'è, qualche ombra di dubbio sulla qualità, dico, non sul fatto, perché è data da che cosa? Dall'episodio successivo del parroco rifiutato, respinto, no? cose veramente che solamente a ricordarle dico ma perché accadono queste cose nel nostro paese? No? Il povero padre Costantino che il primo giorno in cui lui mette piede in Coringa viene apertamente osteggiato,
anni, ripeso, fatto scappare. Dice, non lo vogliamo. Ora, dico, ecco, secondo me questa traccia dovremmo approfondire, no? Approfondire, ripensarle queste cose. Ripeto, non per vedere, per individuare responsabilità, ma per capire come mai ci sono certi atteggiamenti costanti nel nostro paese, no? E nonostante belle presenze che abbiamo, non riusciamo a venirne fuori, no? Io credo che dovremmo, da questa commemorazione di Don Bonello e anche da questo busto che si mette qui in pubblico, il busto di Don Bonello, dovremmo trarre proprio questa grande lezione. Bisogna impegnarsi per costruire unità, per non contrapporsi gli uni agli altri, un gruppo all'altro, una congrega all'altra, un'esperienza spirituale all'altra, no? Ma in questo mutuo rispetto, in questa mutua addirittura valorizzazione, in questa gara per stimarsi a vicenda, ecco. Trovare nuovi spunti e nuovi stimoli per creare unità. E io credo che dovremmo perfino, come dire, addolcire il nostro dialetto. Forse voi non ve ne rendete conto perché, ma il nostro dialetto tante volte è duro. Consentitemi dire che qualche volta è violento, in certi modi di fare, in certe imprecazioni che ci facciamo, no, che si sentono, le pubbliche piazze, ma perfino lo stesso tono, lo stesso tono. Ecco, se noi riuscissimo a rispettarci perfino nel linguaggio, no? Il linguaggio è la prima forma di autopresentazione che ci facciamo, è la prima ricerca di contatto, di colloquio, di dialogo, di vicinanza, no? E alimentando, ripeto, i linguaggi diversi, rispettando i linguaggi diversi, alimentando le diversità, le varie esperienze spirituali, ma anche vedendo come possono alla fine contribuire tutti a una vicenda comune, a un'avventura comune. Ecco, se noi riusciamo di fare delle esperienze di ciascuno un'avventura comune e delle esigenze di tutti una preoccupazione di ciascuno, allora il paese cresce davvero, e crescendo il paese in unità cresce anche la Chiesa, che è sempre e deve essere sempre presente, e la sua presenza deve essere intrecciata alle vicende della comunità umana nella quale vive. Ecco, sono questi i pensieri che questo messaggio finale, questa, non dico esortazione, un pistolotto finale, no, ma mi pare che questa sia la lezione che emerge, no? Questa passione vissuta, passione di Don Bonello vissuta in tempi di contrapposizione, di crisi, di lacerazioni anche psicologiche, di apertura faticosa ai tempi, di attenzione faticosissima ai tempi. Io penso con grande rispetto alla fatica che molti hanno fatto, per esempio preti, vescovi, ad accettare il concilio. Una fatica enorme, bisogna rispettarla sta fatica. Certo, bisogna vedere quali sono le linee di tendenza e quali linee di tendenza favorire. Ecco, se ciascuno di noi si impegna a costruire unità e ad addolcire il linguaggio, a rispettare le diversità e a cogliere la finale convergenza di tutte le esperienze spirituali, credo che in questo senso, in questo caso, la commemorazione di Don Bonello sarà stata una cosa utile per tutti. Buonasera.